È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie. Ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. Eccoci qua sulla griglia di partenza della Race Attack 1000 con una pole position firmata a Lazzaro Valsecchi, 1:36.365 lontano il suo compagno Iari Remoto, 1:37.743 e Crifò a chiudere quella che è la prima fila. La seconda fila si apre con De Stefano 1:38.286, Pellegrinelli e Andrea Torchio 1:38.966 attardato ma pronto a combattere. Terza fila che si apre con Marco Fabretti, Nicola Gelsi e Alessandro Allevi 1:41.175 come riferimento cronometrico. Quarta fila che si apre con Luca Violi, Baccino e Scaltritti 1:41.891. Quinta fila che si apre con Simone Gioitta. Poi abbiamo Gelsomino Papa, il redivivo Gelsomino, che ha chiuso in 1:42.451, ma che sicuramente battaglierà per cercare di scavalcare quanti più piloti possibili al suo fianco. Eliseo La Rocca 1:43.350 per il numero 87, che si colloca al quindicesimo posto in griglia di partenza e che anche lui è pronto a dare veramente tanto gas in funzione di quella che sarà una gara importante. Sesta fila con Rapaglia, Fabrizio Giardina 1:43.872, si colloca in 17ª posizione, anche lui cercherà un po' di riemergere dopo la qualifica che lo vede collocarsi in 17ª posizione. A suo fianco Andrea Puzzo, a chiudere Mario Pisanini. A questo punto linea alle ragazze per le classiche interviste pre-gara e poi è tutto pronto per la Race Attack 1000. Sappiamo che ha avuto diversi problemi a Varano con la moto, però lo troviamo leggermente più sereno perché credo che qualcosa sia stato risolto, vero Eliseo? Sì, finalmente, adesso la moto riesco a guidarla meglio, le sospensioni abbiamo sistemato e adesso devo sistemare me stesso perché faccio ancora qualche errore. Adesso quello che viene fuori è solo colpa mia se non va bene. Il circuito è diventato più tecnico, un po' più... proprio piacevole, ecco, è veloce e divertente, ha i punti proprio guidato, bisogna, se si fa correre bene la moto si migliora il tempo. Non è proprio perfetta perché ancora, ma deve però sono contento, adesso ci siamo, dai. Siete bellissimi, grazie. Grazie a voi. Ciao. Gelsomino Papa, andiamo all'attacco? Proviamo ad andare all'attacco, ma mi sembra che mi hanno messo talmente nelle retrovie che sarà dura. La prima volta che vengo lì a Cremona ed è un circuito per me nuovo, anche se io non sono tanto nuovo, però è veramente dura. Dunque, proviamo. In bocca al lupo. Grazie. Abbiamo qua con noi Eliseo La Rocca. Eliseo, come sei? Pronto? Carico? Ho fatto troppi errori, però vediamo di fare almeno una buona gara. Adesso andrai all'attacco. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa. In bocca al lupo, Eliseo. Sempre. Abbiamo qua Fabrizio Giardina. Sei pronto? Sei carico? Siamo carichissimi. Un po' caldo, ma siamo carichissimi. Ma sì, quello non può assolutamente mai mancare. Un in bocca al lupo grandissimo che ti lasciamo preparare. Grazie, ciao. Cremona
Circuit Race Attack 1000. Qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Pole position per Lazzaro Valsecchi, 1:36.365. Iari Remoto in seconda posizione. A chiudere la prima fila Andrea Crifò. De Stefano, Pellegrinelli, Torchio in seconda, Fabretti, Gelsi, Allevi, un po' tutti quanti i piloti. Andrea qui al mio fianco, Valsecchi, tempone, un secondo e tre più forte di Remoto. Infatti quello che stavo guardando, cioè dal primo al secondo al terzo ci sono un 36, un 37 e un 38. Con un 37 che però è alto, perché è un 37,7 di Remoto, sì. Che probabilmente combatterà con Crifò, De Stefano, anche Pellegrinelli e Torchio che rientrano nell'1,38. Poi abbiamo uno stacco con Fabretti, adesso cerchiamo di capire perché c'è bandiera rossa, quindi tra poco i piloti possono bandiera iniziare verde. A sgasare la bandierina verde dietro che gira, ci sono i semafori che si stanno accendendo, i semafori tra un po' si spengono, vediamo la partenza quando avviene. Avviene, eccola qui, via! Con tante impennatine, impennatone, impennatacce, è iniziata la gara della Race Attack 1000, una gara anche qui one shot, 7 giri, un po' come la Race Attack 600, ci attendiamo, spettacolo, vediamo se Valsecchi prende parte, se ne va e saluta la compagnia o se qualcuno riesce a stargli dietro più che altro. Dipende se riesce a replicare quel il tempo di qualifica, diventa davvero davvero difficile, perché ti ripeto, un secondo e addirittura quasi due secondi al terzo potrebbe diventare immediatamente una gara in solitario. E invece quello che noi non ci aspettiamo, esatto, non ce ne voglia Lazzaro Valsecchi, perché noi speriamo di poter commentare una gara dove ci sono sorpassi. Quello che stiamo vedendo in queste prime fasi iniziali, tra l'altro Andre, dritto. Mamma mia, Lara dentro. Drizza, chi era? Gelsomino Papa? Probabilmente sì, adesso lo cerchiamo di capire, mentre Valsecchi sta facendo, già provando a fare un po' di breccia nel suo cuore, in quello che sta provando a fare, forzando e girando nella maniera corretta e che più gli si addice. Esatto. Sì, è Valsecchi. No, forse sai che è De Stefano davanti. Mi sembra che possa essere De Stefano addirittura. Bisogna aspettare il primo passaggio. Aspettiamolo il primo raffronto, perché ne abbiamo bisogno per capire se c'è stata una, tra virgolette, falsa partenza, una partenza sbagliata, possiamo chiamarla, da parte del buon Lazzaro Valsecchi o no. Mentre stanno provando a iniziare un po' a forzare. Sì, intanto adesso stanno per passare sul traguardo e quindi inizieranno a venire fuori i nomi, ed è Valsecchi, Valsecchi Remoto, De Stefano, Crifò. Questa è la prima tornata. Fa caldino. Temperatura dell'asfalto è bella cocente. Iari Remoto, De Stefano in questo momento terzo, Crifò quarto. È cambiato poco nulla nelle prime quattro posizioni, con Crifò che è stato scavalcato da De Stefano, che si trova terzo in questo momento. Mamma, Valsecchi, si avvicinano molto a lui, è segno che c'è gara, caro mio Andrea Tomio, e noi era quello che ci aspettavamo, con Eliseo Rocca che prova ad avvicinarsi a Rapaglia. Vediamo se cerca subito di sfruttare in qualche maniera la scia per provare a scavalcarlo. No, non mi sembra che ci possa riuscire in questo momento, ci riproverà qua. Forse no! Qualche sorpasso. De Stefano su Remoto. Penso che sia De Stefano su Remoto. Mentre dietro si sta creando una piccola cozzaglia di piloti che sta cercando di minacciare in qualche maniera. Qui Gelsomino Papa alle spalle del diretto concorrente. E la Rocca che riesce a passare a Rapaglia. Finalmente riesce nel suo obiettivo. Mentre Valsecchi non sta scappando, però. No, Valsecchi non riesce. E tra l'altro adesso tra un po' iniziamo a vedere il secondo giro come corrono. Esatto. Papa qua si trova ingarbugliato con Giardina, con Pietro, con Scaltritti. Sono tanti piloti, sorpassi contro sorpassi. C'è tanto di cui commentare, però. Assolutamente, sì, alla sì, Taxi 5. Sì, qua è un po' più movimentata e nonostante i tempi comunque molto diversi l'uno tra l'altro, sono, eccoli qua, pareggiati in gara. Sono Valsecchi, un po' più pareggiati in gara. Valsecchi, Remoto, De Stefano, Crifò. Adesso iniziamo ad avere qualche intertempo. 1:38.5 Valsecchi, 1:38.3 Remoto, che sta provando a forzare la giocata per avvicinarsi tantissimo a Valsecchi, che non riesce minimamente ad attenersi ai tempi in gara. Però ad esempio già Crifò si è staccato molto da De Stefano, te lo garantisco, stavo vedendo l'altra curva. Mamma mia, quanto è vicino Remoto, sta addirittura insidiando Valsecchi per provare a sorpassarlo. C'è gara. L'unica cosa che mi, da esterno, chiaramente, sempre sembra un po' strano i tempi
38 e mezzo in gara, e nella 600 stavano girando sempre in gara 1 in 38 e mezzo, quindi mi sembra, mi sembrano tempi un pelino alti. Sì, sicuramente, perché dal 36 che ha fatto in qualifica 2 secondi. 36 e 3, 37 e 7 comunque remoto. Esatto, siamo grosso modo confermando, perché ha fatto 1.38 e 3. Adesso attendiamo il terzo raffronto, però siamo lì, stiamo girando comunque 2 secondi più piano. Ed è gara 1. Esatto. Ed è gara 1 con De Stefano che prova ad avvicinarsi, ma forse è quello che si è allontanato di più, e tra l'altro si sta allontanando. No, però qui fuori rimane in scia. Fanno dei tempi un po' più alti, questo è sicuro, perché mi sembra che stiano provando anche loro. Cioè, sempre che ti dicevo così, perché questa è una pista dove c'è veramente tanto rettilineo, e con la 1000 dovresti fare una differenza di motore che fa paura. E invece non c'è differenza tendenzialmente. No, no. È quello che infatti mi sembrava un attimino, però vediamo adesso magari con qualche giro più in là magari i tempi iniziano a scendere. Vediamo. Terzo raffronto cronometrico a questo punto, che ci permette già di capire com'è incanalata la gara. 1.38 e 194 Valsecchi, 1.38 198 tempo in fotocopia remoto 4 millesimi, 1.38 e 3 Crifò, 1.38 e 3 De Stefano. Sono lì, tutti lì. Però è bello, almeno sono tutti su quella. E sono vicini, cioè ci sono dei punti della pista dove si avvicinano tantissimo tutti e quattro, nonostante De Stefano e Crifò siano un po' più lontani e Valsecchi e Remoto stiano cercando di dar la paga. Intanto Gelsomino Papa prova, si è liberato di Giardino e di La Rocca, prova a scavalcare Scaltritti, vediamo se ci riesce in questa fase. No, non ci riesce. Mentre ci troviamo praticamente a metà gara, Andre, perché siamo certo a 3 e mezzo, ma sta volando via questa gara. Questa è bella. Qua c'è molto di cui parlare. Con Valsecchi che probabilmente, forse magari si sta guidando in maniera un po' conservativa Valsecchi, per vedere un po'. Papa! Scavalca Scaltritti, mamma mia, come è entrato forte, come è entrato debole Scaltritti. L'unico che sembra un po' più in difficoltà è Crifò, che è in quarta posizione e sembra non che arranchi, ma che in alcune zone della pista, forse anche per come affronta le curve, si allontani, in altre zone si avvicina tantissimo. Sì, hai ragione, infatti lo stavo notando anch'io. In realtà ti dicevo, non vorrei che questo andamento, diciamo, sia un po' conservativo, per vedere effettivamente cosa fanno gli altri. In funzione, magari dici, non mi passa nessuno, io non sto rischiando niente, posso continuare ad andare così. Esatto. Mentre vediamo che slow motion di Lazzaro Valsecchi davanti, abbiamo Iari Remoto che sta veramente dando del filo da torcere. Alle spalle abbiamo Crifò e De Stefano, abbiamo diversi piloti, Andrea. Sì, assolutamente, sono veramente in tanti. Intanto possiamo apprezzare queste immagini in slow motion che sono davvero davvero bellissime e fanno vedere, questa sicuramente è una delle prime fasi della gara, fanno vedere gli stili diversi di guida tra ogni pilota, quindi ogni pilota ha il proprio stile di guida ed è bellissimo vedere sfilarli tutti assieme. Tutte queste moto colorate a rallentatore. Tu hai gareggiato il Race Attack 1000, vero Andrea? No, io... No, la 1000 no, la 600 no, no, sì. No, sì, avevo fatto la 600. Questo qua inquadrato è Gelsomino Papa. Sì. Che ha la moto forse un po' diversa da tutti, perché lui guida una Naked, in realtà è una moto nuda, ma è travestita questa con la carena. Lui è un vero fenomeno. Lui è un vero fenomeno perché ha anche, non possiamo dire l'età, ma è un è un veterano, dai. È un veterano, bravo, veterano. Esatto. Però giusto, ma ha una passione incredibile. E vederlo anche alla fine della gara, senza la tuta, lì sì. Veramente capisci la passione che ci mettete voi tutti i piloti. Tu sì, non sì. C'eri in questo round, in quel del Cremona Circuit, ma la passione che ci mettete voi è veramente incontrollata e incontrollabile. Assolutamente sì, e confermo, anche perché quando sono lì con il caldo torrido a luglio, che dici che ti viene voglia di metterti il costume, l'idea di mettere la tuta, il casco, i guanti, davvero ragazzi, bisogna avere una passione e una voglia faceva un caldo quel giorno, ragazzi, che non si può raccontare nemmeno. Mi immagino Varano a fine mese, quindi non ci andiamo, abbiamo deciso che non ci andiamo. Scherzo. Valsecchi, Remoto De Stefano, quarta tornata, che si ultima, ti vado a dare qualche raffronto cronometrico. 1.38 0.35, 1.38 0.32, 1.32 38 e 2, 1.38 e 2, tutti corrono, attaccati, tutti alla stessa maniera, mamma mia. Papa infilato intanto probabilmente da Scaltritti, se le stanno dando dall'inizio della gara e continuano a darsele per tutta la gara, e questo che a noi ci fa divertire, che ci piace tanto. Esatto. Guardalo, Papa, guardalo, guardalo, guardalo. Mamma che sorpasso, lo mette lì alle spalle adesso, però che deve bagaglio. Stare attento alla scia di nuovo.
Sì, adesso nella parte guidata. Guarda quei quattro davanti, quei quattro bricconcelli come continuano a provare a forzare anche le loro il loro modo di guidare. Giardina che sta provando ad avvicinarsi a Scaltritti, a Papa, non ci riesce, no. Evidentemente, nonostante abbia pista libera, però probabilmente è la moto che fa fatica, o anche lui, anche perché i circuiti sono molto diversi, lo stavamo dicendo, rispetto a Varano, Andrea. Sì, sono, è un'altra pista, chiaramente è nuova per tutti, perché ricordiamo che è la prima gara ufficiale che si svolge in questo circuito. E questo circuito è un circuito nuovo, quindi nessuno ha dati, riferimenti, se non che la prima gara ufficiale FMI è proprio questa. E stiamo quindi anche noi conoscendo, iniziando a conoscere un pochettino quelli che sono i tempi, quello che sono l'usura delle gomme, perché l'asfalto comunque è nuovo, ci sono una serie di cose tutte da scoprire, che a fine di questo round sicuramente avremo dei dati alla mano, ecco. Assolutamente, oggi mi stai veramente facendo da grande sparring, mamma mia, anche perché siamo alla fine del quinto giro, sta per iniziare il sesto e penultimo giro. Ti dico subito come 1.37.8 Valsecchi, vedi che inizia 1.37.9 il remoto, 1.37.5 Crifò. Adesso iniziano a fare i tempi. Crifò si è avvicinato tantissimo a De Stefano, però vedi alcune zone si avvicina, altre zone si allontana. De Stefano 1.38.2, rimane 1.38, De Stefano non riesce a fare quel passo. Allora attenzione, perché magari Crifò può pensare di avvicinarsi. Vediamo anche se alla fine della gara stessa, perché secondo me se la vanno a giocare in tirata e in filata. Remoto non ci ha mai provato, ma forse perché non riesce, io non lo so. Questo lo devi sapere tu. Non è vero, non lo devi sapere per forza tu. Non è così scontato però capire perché Remoto riesce ad avvicinare. Quanto è vicino adesso Crifò e Stefano, guarda lì Andre. Sono appaiati, vicinissimi. Chissà se lo prova a scavalcare, no, perché come dicevo prima ci sono delle zone della pista dove si avvicina tanto e altre zone dove non riesce a fare la differenza. Ti ripeto, se uno è la prima gara, il setting della moto magari l'hai azzeccato nella parte più veloce piuttosto che nella parte più lenta, piuttosto che sei più rapido da una parte e un po' più lenta dall'altra, quindi mettendo tutto sulla bilancia poi alla fine sono tutti lì abbastanza allineati con i tempi, però magari c'è qualcuno che a vista d'occhio si vede che in un punto un po' più rapido. Pellegrinelli, Gelsi, Fabretti, Allevi, Gioitta, Violi, Papa, Scaltritti, Giardina, mentre arriviamo a quello che è l'ultimo giro in pennatona di Valsecchi. L'ultimo giro, ti do qualche raffronto anche per capire, sì, se c'è qualche margine per qualche pilota. 1.37.7 Valsecchi, 1.37.7 Remoto, 1.38.4 Crifò, 1.38.398 De Stefano, 1.37.7 Pellegrinelli dietro, che chiaramente ha subito uno svantaggio già da prima, ma qua si vede già la performance a questo punto, come arrivi negli ultimi giri da parte dei piloti. Sì, quanto è vicino Crifò e Stefano, vediamo se lo scavalca. Mentre andiamo con Eliseo La Rocca, che si sta giocando la quindicesima piazza con Giardina, che si trova davanti a lui, Scaltritti e Papa sono tutti quanti là vicino a creare un trenino bello, bellissimo, tra questi piloti. Ci hanno fatto divertire tanto in questa gara 1 della 1000 Race Attack, con Valsecchi che comanda Remoto, De Stefano e Crifò. Dobbiamo capire Crifò se è riuscito in precedenza a scavalcare De Stefano, se si ritroverà a chiudere in quarta piazza. Vediamo, Valsecchi, Remoto sono lì, belli, con Valsecchi sempre davanti, Remoto che non riesce a dar la zampata. Sì. L'ha scavalcato, Crifò ha scavalcato De Stefano. Visto la motona di Crifò 111 con il numero rosso davanti a De Stefano. Giardina che si è messo dietro Scaltritti, che non riesce a scavalcarlo da tantissimo tempo. Giardina che sta provando in qualche maniera, arrancando anche a scavalcarlo, ma non ci riesce dopo che Gelsomino Papa lo ha staccato. E come se lo ha staccato, non si vede più Gelsomino Papa. Sì, è vero, ha preso un bel margine. Ha preso un ecco qui, vince intanto Lazzaro Valsecchi, secondo Iari Remoto, terzo Crifò, come ti dicevo, quarto De Stefano, Pellegrinelli, Gelsi, Allevi, Fabretti. Gran bella gara, Valsecchi li ha tenuti lì, se li è messi lì dietro e ha vinto la gara. Cioè, ha fatto, diciamo, sempre in prima posizione, sempre rimasto lì, quindi ha fatto il suo passo quando c'è stato bisogno di forzare un po' di più, quindi andare sotto il 38. L'ha fatto. A questo punto non possiamo fare altro che dar linea a gara 2.
mentre stiamo ancora vedendo che girano con sorpassi e contro sorpassi. Effettivamente Andrea Tomi mi dice aspetta, perché stanno gareggiando ancora dietro, non ci sono doppiati. E allora Levi Fabretti, Pietro Giuitta, Papa, Violi, Scaltritti, La Rocca, Giardini, Puzzo, vediamo Papa che arriva scavalcando il suo diretto avversario con l'impennatona. Gelsomino, grande, undicesimo, quattordicesimo per ora La Rocca, con Giardina quindicesimo, non sono riusciti a scavalcare Scaltritti, ed effettivamente così è La Rocca che ha scavalcato Giardina. Puzzo, Rappaglia, Pisanini. Andre, diamo linea a gara 2, sarà uno spettacolo anche quella. Assolutamente a gara 2.